Di nuovo un saluto a tutti. Volevo spendere una parola per quanto riguarda, non so se vi è capitato anche a voi di vedere questa pseudo-crisi che dicono che c'è in Italia. Io francamente nel mio settore non la vedo, però ecco, in altri settori dove abito io qui in Toscana vedo tanti fondi commerciali. Prima c'era un parrucchiere, prima c'era una pizzicheria, prima c'era una rosticceria, c'era un bar. E gli ho scritto affittasi. Come mai questa cosa? E mi sono detto, ma avevo una mosca nella testa che non mandava via. Ma eppure, Dio buono, di gente a giro ce ne sono tante. Ma fidatevi di persone per le strade, specialmente in estate adesso, dove abito io, insomma, nella mia zona, centinaia e centinaia di migliaia di macchine che circolano per la strada, dall'Olanda, dalla Romania, dal Belgio, dalla Francia, dalla Svizzera. Vengono in vacanza qui e là. Per girare ci vogliono i soldi. Quindi vuol dire che in Italia e in Europa i soldi ci sono. Allora, come mai tutti questi negozi che aprono e dopo un po' richiudano? Perché c'è crisi? Sì, vabbè. Oppure perché si mettono in un'impresa che non è il loro lavoro e non sanno fare il loro mestiere? Io ho notato, da quando ero ragazzo, io l'ultimo, ho già una certa età, non era così. Andavo a comprare un paio di scarpe in un negozio, ora vabbè, non c'erano tutte queste grandi distribuzioni, questi grandi centri commerciali, ma il negoziante era contento, era col sorriso, ti levava magari 5.000 lire, ti eri contento, le belle scarpe nuove, andavi in discoteca con le scarpe appena comprate, no? E il negoziante era contento che tu facevi l'acquisto nel suo negozio. Se tu vai oggi a comprare un paio di scarpe in un centro commerciale e cerchi, io l'altro giorno sono andato a comprare un'attrezzatura che mi serviva delle cose per la pesca, io ho il hobby della pesca, sono anche abbastanza bravo fra l'altro, in una catena che non posso dire il nome perché non posso far dire il nome, nel Mugello, entro dentro c'era una. Vedo con stupore che c'era una ragazza, quindi non penso che se ne intenda più di tanto. Comunque, gli ho detto quello che cercavo e mi ha portato qua dopo 10 minuti che aspettavo tutt'altra cosa. Guardi, dico signorina, che quello che cerco io non è questo. Gliel'ho rispiegato, è andata là e mi ha riportato ancora una cosa che non era quella. Allora gli ho detto, guardi, dico, posso venire con lei? Gli dico, cos'è quello che cerco, se no si fa notte. Mi guarda con gli occhi sgranati, va bene, venga. Ho preso quello che cercavo, il mulinello, il filo, le piastrine, gli ami. Perfetto, questo cercavo. Certe facce. Sono cose che tu gli dia noia. Se vai in un negozio oggi, è per quello che la gente dopo un pochino non va più, va via, non torna più, e dopo un po' il negozio affittasi, vendesi. L'attività che c'era prima non c'è più. Cioè, parliamoci italiano, non è che se uno apre un negozio di parrucchiere mette 1.000, 2.000 euro, se le perdi pazienza. Se tu apri un negozio, cioè un minimo di commercialista, una dipendente, due dipendenti, l'attrezzatura, rifarlo dentro se non è idoneo per attività, l'acqua, la luce, l'immondizia, apri la partita IVA. Cioè, quanto, se devi chiudere, quanto butti via? 50, 60, 100.000 euro, quanto butti via? Ti indebiti con le banche, dopo devi andare a fare un altro lavoro per pagare i debiti del negozio che avevi e compagnia cantante. Quindi, ditemi anche i vostri pareri, perché dove abito io ci sono decine di negozi, di fondi commerciali che c'è scritto affittasi, che magari l'anno scorso c'era un parrucchiere, c'era un bar, c'era una pizzeria al taglio, che ne so. Che dite voi?